Buongiorno a tutti. Allora, oggi vediamo più nel dettaglio la programmazione con JavaFX. Le scorse volte dovreste aver visto un esempio, abbiamo visto un esempio semplice con JavaFX. Oggi cerchiamo di capire meglio come funziona la libreria e poi vediamo anche di creare un piccolo gioco per vedere più nel dettaglio tutti i componenti. Cominciamo con un po' di storia riguardo alle interfacce grafiche in Java. La prima versione di Java è stata introdotta nel 1995 e fin da subito si è avuta la necessità di introdurre un framework per la creazione di interfacce grafiche. Perché comunque, come voi avete sperimentato con le vostre mani, quando creiamo un programma in C è bellissimo, però è poco utilizzabile perché utilizzare la linea di comando non è il massimo. Quindi vorremmo creare delle applicazioni con delle interfacce grafiche. Soprattutto perché la maggioranza delle applicazioni poi hanno degli elementi in comune, come ad esempio accedere a un database, fare delle operazioni e visualizzarle all'utente. Per questo motivo nel 1996 è stato introdotto AWT, che sta per Abstract Windows Toolkit, e semplicemente era un framework molto leggero che creava dei wrapper sugli elementi messi a disposizione del sistema operativo. Cos'è un wrapper? È semplicemente una scatola, quindi per ogni bottone, per ogni tipologia di bottone offerta dal sistema operativo, veniva creata un'astrazione in Java in modo tale che dal programma in Java si potesse utilizzare questo bottone del sistema operativo sottostante. Il problema è che il look and feel, ossia l'aspetto dell'interfaccia grafica, era quello del sistema operativo sottostante. E questo non è il massimo, perché immaginate di essere un'azienda, di produrre un prodotto, un software, e questo ha un aspetto diverso a seconda del sistema operativo. Quindi si voleva cercare di uniformare di più l'aspetto grafico. Per questo motivo è stato introdotto Swing negli anni a seguire, che era molto più potente, permetteva più controlli, aveva un look and feel uniforme. Il problema di Swing è che comunque negli anni risentiva del fatto che fosse un po' vecchio per come era stato strutturato. Ad esempio, per creare l'interfaccia grafica, bisognava scriverla via codice, anche se erano disponibili dei tool per crearla graficamente, poi nella realtà questi tool scrivevano del codice ed era difficile poi mantenere questo codice, era difficile apportare delle piccole modifiche. Parallelamente IBM, nel 1900, sempre fine 1900, inizio anni 2000, ha iniziato a sviluppare SWT, che significa Standard Widget Toolkit. SWT è stato sviluppato apposta per Eclipse, perché si voleva migliorare l'ambiente di programmazione di Eclipse. SWT aveva delle performance migliori rispetto a quelle di Swing, perché sfruttava in modo migliore il sistema operativo sottostante, però era ancora difficile da utilizzare. Per questo ed una serie di altri motivi, parallelamente, nel 2008 è iniziato lo sviluppo di JavaFX, di quello che oggi si chiama JavaFX, sviluppato da un'azienda privata, poi comprata da Sun e successivamente da Oracle. La prima implementazione di JavaFX è molto diversa da quella che abbiamo attualmente, era realizzata su un linguaggio di scripting e quindi non era molto efficiente, però JavaFX versione 2, che è quello introdotto poi con Java versione 8, è assolutamente molto più potente. È stato completamente ridisegnato, scritto completamente in Java, l'interfaccia grafica si basa su un file XML, quel famoso FXML, che poi vedremo. Permette l'utilizzo dei fogli di stile a cascata, i famosi CSS. E poi dopo, inoltre, permette anche la gestione degli eventi e il binding. Ed è disponibile in Oracle JDK con il Java Development Kit 7 e 8, però attenzione per chi utilizza Windows, perché non è disponibile in OpenJDK. E come dicevo, ci sono alcuni miglioramenti. È disponibile un tool che si chiama SimBuilder, che dovremmo già conoscere, che permette di creare l'interfaccia in modo molto semplice. Quindi vediamo i concetti di base di JavaFX.
JavaFX è strutturato, è stato creato per permettere la divisione dei ruoli nella progettazione di un programma. Distinguiamo tre ruoli, anche se in realtà possiamo dire che sono due, quello del designer e quello dello sviluppatore. Il designer si può occupare del layout dell'interfaccia grafica, quindi come disporre i componenti nel layout e creare un file FXML. Un designer può customizzare, può rendere più personalizzabile, può personalizzare ciascun componente dell'interfaccia utilizzando un file CSS. CSS è lo stesso linguaggio che viene utilizzato nelle applicazioni web, perché se non lo sapete le applicazioni web sono principalmente realizzate utilizzando tre linguaggi che sono HTML, CSS, JavaScript. HTML per specificare il contenuto, CSS lo stile e JavaScript tutti i controlli. La CSS che viene utilizzato in JavaFX segue le stesse regole, quindi la stessa sintassi. Ovviamente cambiano i nomi delle label perché non sono quelli delle label HTML, ma sono quelli delle label FX. Quindi abbiamo il ruolo del designer e poi il ruolo dello sviluppatore. Possono essere due ruoli completamente separati anche a livello di persona, perché uno lavora sui file FXML e CSS, l'altro lavora invece sullo sviluppo del codice Java. E l'unica interazione sono i nomi delle variabili, i nomi dei componenti. L'esempio più semplice di un'applicazione JavaFX è il seguente. Abbiamo il classico main che estende application. Application è una classe astratta di Java che si occupa di gestire il ciclo di vita dell'applicazione. Cosa significa ciclo di vita? Significa che quando l'applicazione viene eseguita viene creata una finestra. Questa finestra viene creata grazie ad un'interazione con il sistema operativo, che può essere non banale. E per questo però è completamente trasparente all'utente, viene tutto fatto in application e noi non dobbiamo occuparcene. L'unica cosa che dobbiamo fare sono chiamare il metodo launch all'interno del main e successivamente fare l'overriding del metodo start, che è un metodo della classe application, e il metodo start è quello in cui andiamo a creare l'interfaccia grafica. E in particolare vediamo che ci sono alcuni componenti di interesse, che sono lo stage e la scena. Lo stage rappresenta la finestra, la classica finestra Windows, quella di Windows, di macOS, quella con il contorno e i tre pulsantini per chiudere la finestra, ridurla icona, eccetera. La scena invece rappresenta il contenuto, quindi tutta la struttura grafica della nostra applicazione è racchiusa nella scena. E quello che si fa è agganciare la scena alla finestra, quindi allo stage. E infine si mostra la finestra con il metodo show. Questo siamo fortunati perché viene creato direttamente da Eclipse quando noi generiamo un nuovo progetto JavaFX. Quindi, come dicevo, abbiamo tre componenti principali, che sono lo stage, la scena e il nodo. Lo stage non è null'altro che la finestra, quindi la window classica. La scena invece è una gerarchia di nodi, perché l'interfaccia grafica è strutturata come una gerarchia, un albero gerarchico dove ciascun nodo può essere o un contenitore oppure un nodo semplice. Un nodo semplice non è nient'altro che un rettangolo, una linea, un lettore video. Poi ci sono dei nodi più complessi, come ad esempio potrebbe essere un nodo per visualizzare un grafico. E questa struttura gerarchica, appunto, ha un nodo root, che è quello dal quale creiamo la scena, che poi viene agganciata allo stage, che è la finestra. Questo è un esempio di alcuni nodi foglia. Abbiamo delle checkbox, delle liste, dei bottoni colorati, c'è un po' di tutto. Ci sono alcuni componenti di base, poi ce ne sono altri che possono essere creati, altri che possiamo trovare magari già creati da terze parti che possiamo sfruttare. Quindi questi sono i nodi foglia, poi ci sono tutta una serie di contenitori, perché abbiamo detto che c'è una struttura gerarchica dove possiamo innestare una serie di contenitori uno dentro l'altro e al fondo mettere un nodo. Questo ci permette di creare delle interfacce grafiche non banali. Quali sono i contenitori principali? Sono il border pane,
ripartisce lo spazio in cinque aree, che sono quelle centrali, alto, basso, destra e sinistra. Poi abbiamo Hbox e Vbox, che semplicemente specificano un contenitore che permette di aggiungere dei nodi come una sequenza sia orizzontale che verticale. E poi un altro a volte utilizzeremo il grid pane che permette di definire una griglia dove inserire i componenti. Questo è un esempio di alcuni nodi non banali, come esempio quello per creare i grafici. Poi c'è tutta una serie di componenti che possono essere scaricati via internet. Questo è un sito da cui potete vedere degli esempi. Quindi abbiamo detto che dobbiamo creare questa struttura gerarchica. Che non è nient'altro che la nostra scena, che poi andiamo a agganciare alla nostra finestra. La domanda è come creare questa struttura gerarchica? Abbiamo due possibilità. Possiamo farlo via codice in Java, oppure possiamo farlo scrivendo l'fxml. Quali sono i vantaggi dell'una e dell'altra? Allora, se lo scriviamo via codice, abbiamo la possibilità di ripetere in modo abbastanza a costo zero alcune operazioni. Come esempio, immaginiamo di avere un'interfaccia di voler inserire 50 bottoni. Se lo dovessi fare tramite interfaccia grafica, tramite Scene Builder, impiegherei un sacco. Invece, se lo faccio via codice, è un semplice ciclo for. D'altro canto, però, è più difficile mantenere il codice, è più difficile mantenere l'interfaccia grafica. Volessi apportare una piccola modifica, dovrei andare a modificare il codice e non avrei una visualizzazione. E siccome gli uomini funzionano bene, se vedono quello che stanno facendo, allora è molto meglio creare l'interfaccia grafica quando possibile utilizzando FXML, quindi scrivendo la struttura gerarchica sotto forma di XML. Scene Builder ci viene d'aiuto perché fa sì che noi non dobbiamo scriverla a mano, ma venga scritta dal programma, quindi noi semplicemente copiamo i componenti che vogliamo, creiamo la nostra struttura dentro Scene Builder e poi Scene Builder si occuperà internamente di scrivere l'fxml. Questo è un esempio di come creare un'interfaccia grafica via codice. Il metodo start riceve un parametro che è lo stage, quindi la finestra, ossia appena la classe application crea la finestra, chiama il metodo start, su cui ho fatto l'override, passa un riferimento alla finestra che ho appena creato, e su questa finestra io posso agganciare la scena. Qual è la scena? In questo caso è un semplice rettangolo che coloro in blu, poi aggiungo questo rettangolo a un nodo root, creo la scena a partire dal nodo root e poi dopo setto la scena sulla finestra e infine la visualizzo utilizzando il metodo show. Alternativamente posso creare l'interfaccia con Scene Builder, ma questo lo conoscete già. E quello che viene internamente creato non è nient'altro che questo file fxml, che è una struttura basata su XML, molto simile ad esempio a quella dell'HTML, perché a sua volta l'HTML è basato su una sorta di XML, su un XML. E cosa vediamo? Che abbiamo una struttura gerarchica perché l'indentazione corrisponde ad un livello in più nella gerarchia. Quindi vuol dire che il bottone, questa serie di bottoni, si trovano dentro un pannello di tipo anchor pane. Scusate, dentro un hbox. E poi abbiamo anche un image view, che è allo stesso livello dell'hbox. Nonostante sia più semplice da gestire l'fxml, rimane comunque ancora complicato, quindi è più semplice utilizzare un tool come Scene Builder che visualizza graficamente quello che è scritto nell'XML, le specifiche dell'XML. Quindi come fare a caricare runtime questo file? Perché io ho specificato questa struttura gerarchica, adesso la devo via codice attaccare allo stage. Come fare? Utilizzo il metodo load di fxml loader, semplicemente è un parser. Quindi prende questo file XML, ne fa il parsing, crea una sua struttura interna, quindi crea la gerarchia, e poi lo aggancia, questa gerarchia si chiama un nodo root a cui fa capo, e questo nodo root viene agganciato alla scena, e poi dopo successivamente allo stage.
e viene visualizzato. Quindi molto semplice, di nuovo questa è la struttura base che troviamo quando creiamo un progetto FXMFX di JavaFX. Quindi non dobbiamo fare nulla, dobbiamo semplicemente modificare il file FXML e l'applicazione funzionerà. Quindi rivediamo un attimo nel taglio la struttura dell'applicazione, riprendendo come esempio quello di prima. Quindi semplicemente creo una scena vuota, perché creo un nodo root a cui non aggancio nulla, quindi se facessi eseguire questo programma si aprirebbe semplicemente una finestra vuota. Cerchiamo di capire come è strutturato utilizzando il diagramma delle classi, che permette di semplicemente visualizzare l'interazione tra le varie classi. Abbiamo detto che qualsiasi applicazione che vuole sfruttare JavaFX deve estendere la classe astratta application, che ha vari metodi. Quello che ci interessa sono il metodo launch e il metodo start. Il metodo launch serve per far partire il tutto, quindi per iniziare il ciclo di vita dell'applicazione. Start viene chiamato quando voglio agganciare l'interfaccia grafica. In realtà ci sono altri metodi interessanti, come ad esempio stop, però non, in genere non è necessario fare l'overriding. Stop potrebbe essere necessario fare l'overriding quando voglio fare delle operazioni prima che l'applicazione si chiuda, però non sono sicuro che sia il posto ideale per farlo. Quindi abbiamo la classe, come abbiamo detto, che la classe application ci fornisce uno stage. Lo stage non è nient'altro che una finestra alla quale noi andiamo a agganciare una scena che rappresenta la nostra interfaccia. E la scena, abbiamo detto che è composta da una gerarchia di nodi, dove abbiamo dei nodi semplici, dei nodi foglia, che non sono nient'altro che rettangoli, linee, comunque forme base, e poi abbiamo nodi contenitori che implementano la classe parent e quindi permettono di avere dei figli, e possiamo, quindi generiamo una gerarchia di contenitori innestati uno dentro l'altro come se fosse una matriosca, e alla fine metteremo dei nodi semplici. Tra i nodi semplici ci sono anche i controllori, quindi i bottoni, la progress bar, eccetera. Queste a loro volta non sono nient'altro che, non sono fatte nient'altro che una gerarchia di nodi semplici, perché un bottone è fatto da una linea che rappresenta il bordo e poi una scritta. Quindi unendo queste due forme semplici si crea un controllo. Come ho detto che JavaFX, ciascuna applicazione JavaFX estende la classe application astratta, classe astratta application. Nel main bisogna chiamare application.launch, che è un metodo statico, e poi invece nel metodo start si implementa l'interfaccia grafica. E la scena è rappresentata da una gerarchia di nodi. Adesso salto questi dettagli perché se siete interessati li leggete, ma non credo sia fondamentale. Vorrei ancora vedere qualche dettaglio sul Scene Graph, ossia questa gerarchia dei nodi. Come ho detto, in questa gerarchia identifichiamo il nodo root come il contenitore, come la radice di questi contenitori. Poi ci sono dei nodi intermedi che possono essere a loro volta dei contenitori, possono essere dei controlli, possono essere delle forme di base. E tutto questo è organizzato in modo gerarchico in un albero. Come tutto in Java, anche questa gerarchia, sì, la gerarchia dei nodi, è stata sviluppata sfruttando la gerarchia di Java. Quindi tutto deriva dalla classe nodo di JavaFX. E poi in questa gerarchia distinguiamo una sezione relativa ai controlli, una sezione relativa a dei contenitori e una sezione relativa a delle forme semplici. Giusto per farvi vedere che la gerarchia è abbastanza complessa. Quello che interessa ancora vedere sono i principali tipi di contenitori che andremo ad utilizzare. Il primo che vediamo è Anchor Pane. Anchor Pane è un contenitore che permette, è molto utile quando l'interfaccia è resizable, quindi possiamo cambiare la dimensione. E permette di ancorare il contenuto ad un bordo o ad un angolo. Ad esempio, vorrei che questo contenuto fosse sempre in alto a sinistra rispetto a questo contenitore. E quindi quando noi ingrandiamo l'interfaccia, il contenuto non si sposta, ma rimane ancorato appunto dove l'abbiamo definito.
Il border pane è il contenitore che più spesso andremo a utilizzare, definisce una divisione, una partizione di interfaccia in 5 aree. Queste aree non devono per forza avere la stessa dimensione, la dimensione è variabile in base al contenuto che mettiamo, però è interessante il fatto che sia già così partito. Poi abbiamo contenitori VBox e HBox. Forse qualcuno può chiudere la porta. Grazie. Grazie. Poi abbiamo il contenitore VBox e HBox. Permettono di specificare con un allineamento orizzontale o verticale più blocchi, questi verranno messi uno di fianco all'altro. Il flow pane rispetto al VBox e all'HBox permette di andare a capo. Questo è molto utile, ad esempio, se vogliamo implementare una galleria fotografica. Noi non sappiamo quanti elementi abbiamo, però sappiamo che non possiamo metterli tutti sulla stessa riga, quindi dopo un po', quando la riga è piena, andiamo a capo e ne riempiamo un'altra. Poi abbiamo lo stack pane. Lo stack pane invece permette di impilare questi contenitori, impilare i vari nodi, che possono essere nodi semplici o a loro volta altri contenitori. Impilarli uno sopra l'altro a volte è utile, pensiamo ad esempio al caso di voler mettere un bottone uno sopra l'altro, due pulsanti, perché vogliamo che si alternino nella funzionalità. Poi abbiamo il tile pane, che non ho mai utilizzato, invece abbiamo il grid pane, che è più utile perché permette di definire una struttura a griglia, dove è possibile, tipo foglio Excel, dove è possibile poi unire delle celle. Come abbiamo detto, tutto questo può essere specificato tramite Java, tramite XML. In Java sfrutto il costruttore, poi dopo aggiungo ciascun nodo alla gerarchia. Difficilmente utilizzeremo Java per costruire le interfacce grafiche. Questo è un esempio di interfaccia grafica un pochino più complessa. Molto più spesso andremo a utilizzare l'XML, che è una struttura, questa qui è poi il risultato, dove c'è questa struttura gerarchica che viene implementata grazie all'indentazione. Come ho detto, SimBuilder crea in automatico il documento XML, che poi viene caricato a runtime grazie all'FXML loader, e poi che viene assegnato alla scena e poi successivamente allo stage. A ciascun elemento dell'interfaccia specificata su XML viene associato un ID. Perché è importante associare questo ID? Perché poi in Java posso utilizzare il metodo lookup per ottenere l'elemento associato a questo ID, perché magari vorrei cambiarne delle proprietà. Ad esempio, posso cambiare il colore di un pulsante a runtime. Inoltre, per tutti gli elementi che hanno associato un ID, in automatico, nel controllore, nella classe controller, che specifico sempre nell'XML, viene iniettata una variabile per ciascun ID con la notazione @fxml. Non vengono iniettate solo le variabili, ma anche i metodi che gestiscono gli eventi, per gli eventi che ho deciso di gestire. La parte dopo riguardo agli eventi non vorrei affrontarla adesso. Sarei più interessato a fare con voi un esempio di applicazione un pochino più complessa rispetto a quelle che abbiamo visto la volta scorsa, che permette di studiare anche come, che permette di vedere un esempio di come possiamo modificare l'interfaccia, quindi renderla un pochino più reattiva in base a quello che l'utente sta facendo. In particolare, l'applicazione che vi faccio vedere è un bellissimo gioco che si chiama Indovina il numero. L'interfaccia grafica e la seguente, iniziale, l'utente sceglie una difficoltà da un menu a tendina e poi clicca sul bottone gioca.
La difficoltà rappresenta un numero intero e rappresenta il range sul quale verrà estratto un numero casuale. Quello che l'utente deve fare è indovinare il numero. Quindi quando clicchiamo sul bottone gioca, cosa succede? L'interfaccia cambia un pochino, in particolare nella parte alta il menu a tendina viene disattivato e il bottone gioca cambia in abbandona. Nella parte invece bassa dell'interfaccia compare un'area di testo dove possiamo inserire un numero, un bottone prova che permette di provare questo numero, testiamo questo numero, vediamo se è uguale a quello che è stato estratto in modo casuale, e poi vengono visualizzati una serie di commenti, ossia il numero è troppo grande o il numero è troppo piccolo rispetto a quello che ho creato, che ho estratto. E avendo queste informazioni, voi sapete che con un numero di mosse che è pari al logaritmo in base 2 del range, posso trovare il numero che è stato estratto. Quindi in realtà so già in quanti tentativi posso arrivare a indovinare il numero estratto. Questi tentativi li visualizzo in una label nella parte bassa dell'interfaccia e in più per rendere l'interfaccia un pochino più carina utilizzo anche una progress bar che rappresenta semplicemente questa frazione 2 su 5 tentativi, 2 quinti. Allora, ho anche la versione, così faccio vedere l'applicazione finita, vediamo se si apre. Funzionato. Allora, come dicevo, c'è questo menu a tendina dove seleziono la difficoltà, diciamo che seleziono ad esempio la difficoltà 100, quindi verrà generato un numero casuale tra 1 e 100 compresi, clicco su gioca, l'interfaccia cambia, inserisco un numero, ad esempio 34, provo, il numero è troppo piccolo, poi ne inserisco un altro, eccetera. Qua davanti il numero di tentativi aumenta, la progress bar pure, alla fine mi dice hai perso, era 80, tutta la parte bassa dell'interfaccia si disabilita e l'unica cosa che posso fare è abbandonare il gioco. E posso ricominciare. Posso anche interrompere il gioco mentre sto giocando e ritornare nella versione originale dell'interfaccia. Vi vedo entusiasti e quindi possiamo procedere a costruire questo bellissimo gioco insieme. Allora, cerchiamo però di per costruire questo programma che è molto semplice, però rappresenta delle difficoltà perché ci sono tutta una serie di controlli che vogliamo fare. In particolare siamo interessati a sviluppare il programma seguendo questa modalità. Ogni qualvolta l'utente può fare una scelta, dobbiamo gestire le condizioni di errore. Ossia, in questo caso abbiamo che l'utente può sia selezionare da una combo box un valore, sia, ok, ho appena trovato un bug nel programma per cui non funziona più. Inoltre può sia inserire un valore numerico nell'interfaccia. Quindi quello che dobbiamo controllare è che il valore della combo box non sia nullo. E quello che dobbiamo controllare è che l'utente inserisca realmente un numero, perché se io inserisco una qualsiasi sequenza di caratteri mi deve dire no, inserisci un numero e il numero di tentativi non deve aumentare. Quindi vogliamo controllare che l'utente non inserisca dei valori nulli che facciano andare in crash il programma. Seconda cosa, dobbiamo gestire la logica dell'applicazione. La logica è molto semplice perché, dato un numero in input, dobbiamo controllare che questo numero sia maggiore, minore o uguale a quello generato in modo segreto, a quello generato in modo random, che chiamiamo numero segreto. E dobbiamo controllare che se il numero di tentativi fatti dall'utente è superiore ad una soglia, allora il gioco deve finire. Infine, l'interfaccia deve essere responsive, ossia vogliamo che l'interfaccia cambi in base alle azioni dell'utente. E quello che succede è che, in particolare in questa applicazione, è che la visibilità dei componenti cambia in base alla fase di gioco, e poi abbiamo la progress bar e le varie label che
che cambiano il contenuto in base sempre alla fase del gioco. Quindi cerchiamo di progettare l'applicazione da zero, come fareste voi, partendo da un progetto di Eclipse vuoto, cercando di seguire la struttura che vi ho dato, ossia prima creiamo un'interfaccia grafica, poi creiamo, poi gestiamo gli errori, poi la logica dell'applicazione e infine l'interfaccia. Allora, nuovo progetto, JavaFX Project, next, mettiamo il numero, quindi mettiamo il nome del progetto, indovina numero, non modifichiamo nulla, facciamo next e non finish perché vogliamo ancora modificare alcune proprietà del progetto. Il nome del package mettiamo it.polito.tdp, utilizziamo fxml, chiamiamo il nome del file fxml game e il controllore game controller. Clicchiamo su finish. Quindi, se andiamo a vedere cosa è stato creato, vediamo che abbiamo un file fxml sul quale è specificato il controller con il path, e il path è quello del controller, quindi it.pulito.tdp.gameController, quindi il controller relativo a questo file fxml è gameController, che è una classe, forse non vedete, ho installato la nuova versione di Eclipse e funziona lo zoom. Comunque, questo è il main, il controller invece è vuoto. Quindi prima cosa che vogliamo fare è ricreare un'interfaccia grafica simile a quella che abbiamo visto nell'esempio. Quindi apriamo l'fxml con SimBuilder. Cerchiamo di capire come strutturare l'interfaccia grafica. Vediamo che abbiamo una label in alto, poi abbiamo una zona centrale dove abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 righe. Quello che possiamo fare è inserire tutta una serie di hbox all'interno di una vbox, quindi vbox perché è verticale, hbox perché è orizzontale, l'hbox permette di inserire più componenti sulla stessa riga. Quindi cerchiamo di costruire questa interfaccia. Partiamo da un border pane, che è un contenitore che ci piace. Quindi iniziamo ad aggiungere il primo VBox, lo aggiungiamo al centro. Poi inseriamo una serie di HBox nel VBox. Poi inseriamo una progress bar, la differenza tra una e l'altra è soltanto nella grafica, prendiamo la prima, la inseriamo sempre nella VBox. Avrei potuto mettere un'altra HBox nel quale inserire la progress bar, però non c'è alcuna differenza. Poi, poi mettiamo anche una label nella parte alta del programma, dove mettiamo poi il nome dell'applicazione, che indovina numero. Quindi nella prima HBox vogliamo mettere una label, una combo box e un bottone. Iniziamo label. Ok, sì sì. Più o meno ci siete? No, assolutamente. Allora, vi aspetto un attimo, ditemi quando più o meno siete pronti.
Avete domande? Ho visto che c'era una mano alzata. Allora, abbiamo inserito una V-box, abbiamo inserito 4 H-box e poi una progress bar. Adesso cerchiamo di riempire il primo box orizzontale. Vogliamo mettere una label su cui scriviamo difficoltà. Poi vogliamo mettere una combo box. La combo box rappresenta il menu a tendina. E lo mettiamo di fianco alla label. E poi dopo inseriamo ancora un bottone. E su questo bottone scriviamo gioca con il punto esclamativo. Vediamo che adesso l'interfaccia è stretta, piccolina, poi cerchiamo di migliorarla e non si vede nulla attualmente, però cerchiamo di migliorarla successivamente. Poi adesso cerchiamo di riempire la seconda H-box. Nella seconda dobbiamo mettere un text field e un bottone. Quindi, text field, text area dove... Text area è differente perché in genere nella text area si visualizzano i risultati, invece la text field permette l'input. Quindi inseriamo un text field e poi un bottone. Questo bottone lo chiamiamo prova, in realtà non lo chiamiamo, scriviamo semplicemente prova sul bottone. E in questa text field invece andiamo a inserire il prompt text, che è il testo che viene visualizzato, ma che una volta che viene visualizzato prima di cliccare sul text field. Una volta che clicchiamo sparisce. E in questo prompt text scriviamo inserisci un numero. Poi vogliamo inserire due label nelle successive H-box. Quindi mettiamo una label qua, una label sotto. Nella prima scriviamo hai vinto. Nella seconda label scriviamo tentativi 0 su 10. E poi infine abbiamo la progress bar, dove abbiamo un valore progress che ci permette di riempirla. Adesso vedete che progress varia tra 0 e 1, però adesso lo lasciamo a 0 e poi via codice lo setteremo. Adesso l'interfaccia è completa, però è un po' bruttina, schiacciata, non si vede nulla. Cerchiamo di renderla un pochino più carina. Allora, iniziamo con spaziare, aggiungere una spaziatura corretta. Quindi partiamo da VBox, dalla VBox, andiamo nel layout e diciamo use computed size, ossia non specifichiamo a priori una dimensione, ma lasciamo che questa venga calcolata in automatico sulla base della dimensione dei componenti che inserisco all'interno. Poi sempre nella VBox inserisco uno spacing, cioè una spaziatura. Diciamo che questa spaziatura deve essere di 10 pixel. La spaziatura rappresenta lo spazio tra un componente e il successivo, perché siccome questi componenti sono allineati in modo verticale, io dico che tra un componente successivo c'è una spaziatura di 10 pixel. Sì, certo. Della VBox? Ok. Allora, nel layout semplicemente ho modificato questa zona in modo tale che tutti quanti avessero il valore use computed size e successivamente ho modificato lo spacing settando un valore di 10 pixel di spacing.
Adesso vorrei fare la stessa cosa sugli altri componenti, sull'HBox. Sì, perché li hai messi entrambi nella HBox. Invece la progress bar io non l'ho messa nella HBox, ma l'ho messa sotto la HBox. Quindi la progress bar è contenuta dentro la VBox. Avrei potuto inserire un'altra. Ora, mettere un HBox con all'interno un solo elemento non ha molto senso, perché aggiungo semplicemente dei nodi ad una gerarchia, alla gerarchia. A volte si fa perché se in futuro volessi aggiungere un altro componente, dovrei mettere un altro contenitore e quindi mi complicherebbe la modifica successivamente. Quindi preventivamente inserisco un contenitore e poi metto un solo elemento dentro questo contenitore. Però volevo farvi vedere che non cambiava nulla, infatti la progress bar l'ho messa senza nessun contenitore intorno, quindi l'ho messa direttamente nel VBox. Quindi facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto nella VBox con l'HBox. Quindi modifico use computed size e metto di nuovo uno spacing, in questo caso di 5 pixel, 10 pixel, 10. E inoltre vorrei che l'allineamento, quindi passo nella tab Properties, vorrei che l'allineamento dei componenti all'interno di questa HBox non fosse in alto a sinistra, ma fosse centrato. Infatti vedete che cambia un pochino l'allineamento. Poi mi sembra che la larghezza della CommoBox sia eccessiva, quindi la riduco un pochino. E vedete che cambiando la dimensione di un componente, siccome ho utilizzato la Properties Use Computer Size, cambia anche la dimensione dell'interfaccia, che è una cosa carina perché mi permette di rendere le modifiche più semplici. Poi facciamo la stessa modifica nella HBox successiva, quindi layout, use computer size, mettiamo uno spacing di 10 e riduciamo leggermente la casella di testo. Nelle properties prima ho semplicemente cambiato l'allineamento, quindi il primo campo l'ho messo centrato. E la stessa cosa la faccio quindi nella seconda HBox, metto l'allineamento centrato. Di nuovo nella terza, layout, use computer size. Poi properties. Enter. E nell'ultima di nuovo centrato. Use computer size. E infine nella progress bar, use computer size. Adesso è un po' differente perché come faccio ad allineare al centro la progress bar? La progress bar non è in un contenitore HBox. Quello che devo fare è modificare il VBox. Quindi vado nelle properties del VBox e dico center. Quindi centrami tutto quello che c'è nel VBox. E quindi ho creato questa interfaccia che è un pochino più carina rispetto a prima, ma rimane ancora generalmente bruttina. Quello che voglio fare è inserire un margine rispetto, voglio inserire un margine in tutto il contenitore, quindi nel border pane. Bisogna andare nella VBox, perché la progress bar è contenuta nella VBox, e settare center nelle properties della VBox. Quindi voglio settare un margine su tutto. Uffa. Voglio settare un margine su tutto il border pane,
In realtà non posso settare un margine perché il border pane è il contenitore più esterno, quindi non avrei margine, però posso settare il padding. Il padding a differenza del margine, perché il margine si calcola rispetto al contenitore esterno, il padding si calcola rispetto al contenitore stesso. Quindi se metto un padding di 10 pixel e lo metto tutto intorno, viene creato un margine interno, invece quello che si chiama margine è il margine esterno, cioè del contenitore rispetto a quello che c'è fuori. 10 è poco, possiamo provare con 20, un pochino più troppo, 10. Poi, siccome la label l'avevo inserita nella parte alta, nella parte top del border pane, voglio inserire ancora un margine, sì? Di 10. Allora, sono andato nel border pane, segniamo nel border pane, 10, basta inserire il primo numero e poi cliccare su questa freccia e in automatico viene completato anche negli altri. Prego. Quindi vogliamo ancora mettere un po' di margine tra questa label nella parte alta dell'interfaccia e il resto. E quindi metto un margine, diciamo, di 10 pixel, 15. Quindi avete visto che posso settare sia il singolo margine che tutti quanti. L'interfaccia è già un pochino più carina, però è grigia. A noi il grigio non piace, cerchiamo di dare un pochino più di colore. Allora, voi non conoscete il CSS, oppure se lo conoscete siete facilitati. Semplicemente quello che si può fare per modificare il colore e andare su stile, questo ve lo dico soltanto così a livello di interesse, non è che lo dovete realmente conoscere perché il CSS non fa parte di questo corso, però quello che possiamo fare è modificare le proprietà del CSS. Il CSS è un linguaggio che permette di specificare delle regole sotto forma di blocchi, ogni blocco è rappresentato da una parentesi graffa aperta e chiusa, e all'interno di questo blocco metto delle coppie chiavi-valore. La chiave identifica l'attributo e il valore rappresenta il valore da modificare per quell'attributo specificato dalla chiave. SimBuilder ci semplifica la notazione CSS, semplicemente noi scegliamo qual è la chiave, voglio il background, ma anche senza conoscere la sintassi potrei cercare il background e vedrei che tra le varie opzioni ho background color, image, position, size, eccetera. Color sembra fare al caso nostro, e poi in questa casella di fianco posso specificare il valore. Come si specificano i valori in CSS? Utilizzando la notazione esadecimale, dove utilizzo tre numeri su base 16 che rappresentano RGB, quindi il rosso, il giallo e il blu. Se metto 333, allora se metto 000 è nero, se metto FFF è bianco, se metto 3 è un colore un pochino più, è un colore, un grigio scuro. Quello che adesso devo fare però è modificare il colore delle varie label perché non si vedono più. Ad esempio potrei modificare questa, metterla di un bel verde. Come fare a cambiare il colore di una label? Posso sia cambiarlo tramite CSS, oppure posso cambiarlo selezionando ciascuna label e cambiando il colore in modo, utilizzando FXML. Di nuovo c'è una sovrapposizione tra quello che si può fare in CSS e in FXML, però ricordiamoci come è stato creato, qual è la filosofia di FXML. La filosofia è la separazione dei compiti, ossia ci sono una serie di compiti che sono quello di programmare l'applicazione, creare l'interfaccia e creare il design dell'interfaccia, il design dei componenti dell'interfaccia. È possibile fare quasi tutto da tutte le parti, però è meglio, però ci sono dei pro e contro. Ad esempio, in FXML, se voglio cambiare il colore di un'etichetta, devo specificare per ciascuna etichetta il colore. In CSS potrei semplicemente dire tutte le etichette diventano bianche, quindi con una riga mi semplificherei tantissimo la programmazione, la creazione dell'interfaccia grafica.
Noi lo facciamo in FXML perché è più semplice, perché abbiamo questa interfaccia di Scene Builder che ci aiuta. Quindi abbiamo settato il colore verde, adesso cerchiamo di facciamo che salvare un attimo. Facciamo rendere un pochino più grosso questa scritta, mettiamo ad esempio una size di 20 pixel. Modifichiamo il colore delle altre label, le mettiamo bianche. Questa, siccome identifica quando ho vinto o meno, la mettiamo rossa e aumentiamo di nuovo la dimensione, mettiamo anche questa a 20. L'interfaccia è simile a quella che abbiamo visto nell'applicazione di esempio. Aumentiamo leggermente le dimensioni così da renderla un pochino più carina. Possiamo ancora aumentare il padding se vogliamo. Mettiamo a 20. Se volessimo vedere una preview dell'interfaccia che abbiamo creato, potremmo andare in preview, show preview in window, e avremmo una preview dell'applicazione, quindi abbiamo la combo box, abbiamo una casella dove possiamo inserire il testo, la scritta hai vinto, i nuovi tentativi, la progress bar. Tutto molto semplice, però carino. A questo punto abbiamo creato l'interfaccia grafica, il nostro amico designer ha creato l'interfaccia grafica. Adesso quello che dobbiamo fare è aggiungere la logica che governa l'applicazione, sia la logica di gioco che la logica per controllare l'interfaccia grafica. Come sapete, per poter controllare l'interfaccia grafica dobbiamo associare un ID a tutti i componenti che pensiamo di utilizzare. Quali sono i componenti? In genere sono tutti, tranne le label, perché anche le label, perché a volte voglio modificare il testo. Quindi dobbiamo semplicemente identificare quali label utilizzeremo e quali no. Allora, difficoltà, direi che non ha senso associare un ID perché non andremo a modificare la label difficoltà. La combo box invece è importante perché andremo a inserire degli elementi che è la difficoltà del gioco. Quindi dobbiamo andare nella sezione codice e inserire un ID che chiamiamo combo box. Combo box. Ce n'è soltanto una, sarebbe meglio chiamarla combo box difficoltà. Così è più chiaro. Inseriamo soltanto un ID, non gestiamo nessun evento sulla combo box. Sul bottone gioca invece voglio sia definire un ID, perché devo modificare il contenuto del bottone gioca, perché una volta che lo premo voglio che la scritta cambi in abbandona il gioco. Quindi inserisco un ID che chiamo bottone gioca, ma voglio anche gestire tutti gli eventi relativi al click sul bottone. Come faccio? Devo definire il nome di un metodo in onAction. On action dico do, chiamo il metodo do gioca. Un vantaggio di JavaFX è che JavaFX supporta non solo il click, ma anche gli eventi touch. JavaFX permette di gestire ciascun evento in modo separato, come esempio on mouse click, è un evento che viene richiamato una volta che clicco con il mouse sul bottone. Poi ci dovrebbe essere anche on touch pressed, significa chiama questo evento, genera questo evento quando tocco il bottone, se ho un'interfaccia che me lo permette. Quindi
Utilizzare on action rispetto ad andare a gestire ciascun singolo evento è più semplice perché on action al suo interno incapsula la gestione di tutti gli eventi principali relativi a un bottone. Quindi semplicemente definisco un metodo su on action. Poi per tutti i componenti successivi devo definire una label perché, se vi ricordate, a seconda della fase del gioco vengono oscurati o meno. Quindi per il primo componente, che è il text field, diciamo text prova, oppure text numero, diciamo text numero inserito, txt numero inserito. Il bottone, diamo un id, bottone prova, on action do prova. La label con su scritto event la chiamiamo txt result, quella con su scritto tentativi la chiamiamo txt info e la progress bar la chiamiamo progress bar. Abbiamo finito, salviamo. Quello che dobbiamo fare ancora è generare il controllore, la classe controller. SimBuilder ci viene in aiuto perché andando su View Show Sample Controller Skeleton ci permette di avere l'implementazione di un controller sulla base di tutti gli elementi che abbiamo inserito nell'interfaccia grafica. In particolare selezioniamo anche l'opzione Full. L'opzione Full implementa il metodo Initialize, che viene chiamato una volta che il controller ha finito l'inizializzazione dell'interfaccia. Questo metodo è importante perché è qui che possiamo ad aggiungere delle operazioni per modificare l'interfaccia via codice prima che l'utente possa interagire con essa. Cliccando su Copy viene copiata questa parte del controller, poi posso tornare in Eclipse. Posso tornare in Eclipse e la copio nella classe GameController. Quindi, SimBuilder, salvo quello che ho fatto e poi posso chiuderlo. Se andiamo a vedere GameFXML, vediamo che FXML è stato popolato sulla base di tutte le modifiche che abbiamo fatto con SimBuilder. È importante, dopo che facciamo una modifica con SimBuilder, aprire il file FXML, ad esempio facendo open with FXML editor, perché a volte Eclipse fa un cache delle classi e quindi non si accorge delle modifiche. Quindi se noi apriamo dopo una modifica, se apriamo il file FXML dopo una modifica con SimBuilder, obblighiamo Eclipse a notare queste modifiche e quindi a compilare l'applicazione in modo corretto. Quindi se noi adesso cliccando su main eseguiamo l'applicazione dovremmo vedere l'interfaccia grafica che abbiamo creato. Vediamo se controlliamo che tutto quanto funzioni. Ok, l'interfaccia è simile, però notiamo subito una differenza, sia che c'è l'interfaccia non rappresenta le proporzioni che ho definito, e questo perché nel metodo main. Nel metodo main vediamo che la scena viene creata a partire dal nodo root e viene però data una dimensione. Se noi eliminiamo 400 400 e rieseguiamo l'applicazione, questa volta dovrebbe avere le proporzioni che abbiamo definito. Esattamente. Quindi abbiamo detto, la prima cosa che dobbiamo fare nel nostro flusso di programmazione è gestire e fare il controllo degli errori. Non è esattamente necessario che voi programmiate seguendo questo flusso, questo qui è un'idea che vi do per essere sicuri che voi non dimentichiate nulla. Tipicamente all'esame quello che succede è che testiamo i controlli dell'applicazione e cerchiamo di far crashare l'applicazione.
E se l'applicazione crasha, voi non passate l'esame, questa è una condizione necessaria, che l'applicazione funzioni anche in presenza di errori nell'interfaccia di input. Quindi la prima cosa che facciamo è testare il controllo degli errori, aggiungere il controllo degli errori. Quindi, siamo nel controller. La prima cosa che l'utente può fare è selezionare la difficoltà utilizzando la combo box. Quindi adesso inseriamo degli errori, inseriamo dei valori di prova nella combo box e cerchiamo di gestire l'inserimento correttamente. La combo box supporta i generics, come vi ho spiegato la volta scorsa, vuol dire che possiamo specificare il tipo di oggetto che andiamo a inserire. Se vi ricordate, nella combo box vado ad inserire la difficoltà, ossia un intero. Quindi al posto di questo punto interrogativo che viene inserito da SimBuilder perché non sa che tipo di oggetti andrò a inserire nella combo box, scrivo integer. Perché nella combo box inserirò degli interi. Poi, nel metodo initialize, che come vi ho detto viene chiamato dopo che il controllore è stato creato, ma prima di rendere l'interfaccia disponibile all'utente, quello che faccio è andare a popolare la combo box. Come faccio? Combo box difficoltà, punto. Get items, get item mi restituisce la collezione interna che è salvata dentro la combo box, quindi mi restituisce la lista di elementi, punto, e siccome la lista di elementi ho a disposizione tutti gli elementi classici di una collection, quindi posso utilizzare add all. E all'interno di add all scrivere 10, 100, 1000. Capiamo però bene cosa significa questa operazione. Nella combo box non solo posso inserire delle stringhe, quindi degli oggetti tipo string, ma posso inserire qualsiasi tipo di oggetto. Quindi potrei inserire un oggetto che si chiama difficoltà, che all'interno potrebbe avere un intero e altre proprietà. Quello che viene visualizzato all'interno della combo box è il toString di quell'oggetto. In questo caso sto inserendo degli interi. Inserisco come 10, 100 e 1000, ma è come se avessi scritto new integer di 10, new integer di 100, new integer di 1000. Non lo faccio semplicemente perché questa è una notazione più compatta, ma di fatto sto creando degli oggetti di tipo intero con valore 10, 100 e 1000 che inserisco nella combo box. E la combo box li visualizzerà perché chiamerà il metodo toString di integer. Il metodo toString di integer semplicemente stampa il valore. Sì. Allora, la combo box internamente ha una collection di elementi, potrebbe essere una lista, ma non ne sono sicuro, credo che sia una lista comunque. E il metodo getItems restituisce questa collection. Una volta che ho questa collection posso fare tutte le operazioni classiche di una lista, come esempio add all, ma potrei anche fare combo box difficoltà, get items, add, potrei aggiungere il singolo elemento, potrei aggiungerlo anche in una posizione ben determinata, cioè posso fare tutte le operazioni che posso fare con una lista. Adesso eseguo il programma. La combo box mi visualizzerà questi valori. Però vedete una cosa brutta, ossia che appena il programma parte c'è uno spazio vuoto, ossia nessun valore selezionato. Una volta che seleziono il primo dovrebbe comparire. Piccolo il testo, ok, non ho alcuna idea di come non ho capito, devo cambiare la dimensione del carattere. Sì, si può cambiare la dimensione del carattere, adesso posso provare a farlo. Comunque
Ah, ho capito cosa dici, scusa. Quindi dici che non viene visualizzato perché è troppo piccolo. Grazie. Ok, quindi selezionando un elemento viene visualizzato nella combo box, però se vi siete resi conto, la prima volta che l'ho eseguito, nessun elemento viene selezionato. Per cui se premessi su gioca e chiedessi qual è il valore della combo box, mi restituirebbe valore nullo. E questo è un problema perché mi farebbe crashare il programma perché avrei una null pointer exception. Quindi come fare a gestire questo errore? Ho due possibilità. La prima è quella di combo box difficoltà set value, mi dice di settare un valore. Quale? Potrei ad esempio settare il primo della lista, quindi combo box difficoltà get items, qui ottengo la collezione della combo box, punto get, quale? Quello in posizione 0. Però attenzione, questa è un'operazione un pochino pericolosa, perché chiede il primo elemento della collezione, ma devo essere sicuro che la collezione contenga almeno un elemento. Ora ne sono sicuro perché staticamente ho inserito degli elementi, ma se ad esempio questi elementi li avessi presi da un database, e questo database mi istituisce una lista vuota, non avrei inserito nessun elemento, quindi chiedendo l'elemento 0 il programma mi sarebbe andato in crash. Quindi prima di fare questa operazione io consiglierei di mettere un if con scritto combo difficoltà get items size, quindi se la dimensione degli elementi è maggiore di 0, allora selezionami il primo. Però questo non mi risolve nulla, perché se è vuota non viene selezionato nessuno, quindi e se premo sul bottone gioca e chiedo il valore della combo box, mi restituisce sempre null. Quindi in tutti i casi devo gestire questo evento. Quindi nel metodo doGioca, che viene chiamato nel momento in cui l'utente preme sul bottone gioca, cosa succede? Faccio combo box get. Scusate, combo difficoltà get value mi restituisce il valore selezionato. Controllo che questo valore sia diverso, no, se è uguale uguale a null, faccio return, ossia gestisco la condizione. Se è uguale a null, non faccio nulla. Se invece è diverso da null, iniziamo a giocare. Quindi testando il programma, avendo messo set value uguale al primo elemento della lista, quando il programma si apre compare già 10. Se la lista fosse stata vuota mi avrebbe restituito null, ma non sarebbe stato un problema perché io ho gestito la condizione. Quindi semplicemente cliccando su gioca, adesso non succede nulla, controlla che il valore non sia nullo. Questa è la prima condizione di errore che dovevo gestire. La seconda condizione di errore riguarda l'input, perché questa è una casella di testo. Voglio gestire il fatto che l'utente possa inserire soltanto dei numeri. Potrei dire dei numeri solo positivi, però semplicemente dico dei numeri. Questo è JavaFX, a differenza di altri GUI, di altri
gli altri framework per la creazione di GUI, non mi permette di specificare un text field specifico per un tipo di dato. Per darvi un esempio, nella programmazione iOS posso dire, questo text field, posso inserire soltanto dei numeri e in automatico il framework, quando clicco su questo text field, mi visualizza soltanto il testino numerico. Allora, in questo caso, quindi, nel metodo doProva, quello che voglio è prendere il valore di txt numero inserito. Quindi, txt numero inserito, get text, ottengo il testo, in questo modo ottengo il testo associato al text field. Però io vorrei avere il valore, quindi int, no, quindi numero inserito uguale integer.parseInt, devo passare una stringa che è quella che viene presa dal text field. Numero inserito lo definisco come variabile globale, private int numero inserito, facendo così però, adesso proviamo a eseguirlo, se io inserisco un numero, nessun problema. Se inserisco un testo qualsiasi, però ho un'eccezione. Adesso non viene visualizzata perché Eclipse mi ha dato in crash. Vabbè. E, comunque avrebbe generato una number format exception. Quindi quello che devo fare è aggiungere un try catch che gestisco, certo, dimmi, scusa. Allora, stiamo mettendo un try catch perché se io faccio integer.parseInt, questo metodo fa il parsing della stringa per darmi un numero. Però si aspetta che nella stringa passata ci sia un numero. Se nella stringa passata non c'è un numero, quello che fa questo metodo è generare un'eccezione, quale la number format exception. Per cui nel try catch gestisco questa eccezione. Catch number format exception, chiamo questa eccezione E. Cosa faccio? Posso ad esempio settare il valore della label txt result set text, inserisci un numero, non una stringa. E poi potrei fare il return. Allora, funzionerebbe, ma in generale direi che è un errore, perché le eccezioni, come tutto in Java, sono create seguendo una gerarchia. Se tu avessi messo exception, avresti catturato una qualsiasi eccezione generata dal programma e l'avresti gestita con il codice che c'è qui sotto. Se però l'eccezione che è stata generata in quel momento non c'entra niente con la number format exception, tu avresti gestito una condizione del programma particolare con un codice che non c'entra nulla. Quindi, magari in questo caso qua, di un programma estremamente semplice, funziona. Però la regola delle eccezioni è, siccome le eccezioni hanno una gerarchia, gestire sempre l'eccezione più vicina alla condizione di errore che voglio gestire. Poi, mi sembra che nel main ci sia un try catch su exception,
Perché questo? Perché non vuole far esplodere il programma malamente. Perché se io non gestisco nessuna eccezione, il programma a un certo punto si pianterebbe. Facendo così, try catch, il programma non si pianta, ma semplicemente viene la scritta rossa. Questa è un'arma a doppio taglio, però. Perché se c'è un'eccezione e questa non è gestita, vuol dire che c'è una condizione di errore che non ho previsto. E quindi di sicuro lo stato del programma sarà alterato. Molto probabilmente il programma non funzionerà. Quindi quello che io consiglierei è magari all'inizio, nella prima parte del corso, eliminare questo try catch, perché molto spesso utilizzate il programma, le eccezioni vengono stampate sullo schermo, però non le vedete e quindi sembra che il programma funzioni. In realtà il programma non sta funzionando. Quindi direi eliminiamo questo try catch, facciamo veramente crashare il programma. Poi, invece, più avanti, che abbiamo capito bene come le eccezioni funzionano, possiamo lasciarlo con la coscienza che però il programma non esploderà anche se c'è un'eccezione. Quindi, a questo punto, seguendo proviamo a eseguire il programma per vedere se tutto funziona. Quindi, difficoltà, abbiamo detto che l'abbiamo gestito, qui se inserisco una scritta mi viene fuori inserisci un numero. Quindi sembrerebbe che tutto stia funzionando correttamente. Seguendo il nostro flusso logico abbiamo detto che la gestione degli errori è completa. Occupiamoci della logica dell'applicazione. L'applicazione è molto semplice perché deve generare un numero random sul range di difficoltà. Poi, dato il numero inserito, deve controllare se il numero inserito è maggiore, minore o uguale. Se è uguale, ho finito, perché ho vinto. Se è minore, mi deve dire il numero che hai scelto è troppo piccolo. Se è maggiore il numero che hai scelto è troppo grosso, e poi deve fare il controllo sul numero di tentativi, perché il numero di tentativi deve essere inferiore al numero massimo, perché io so che con infiniti tentativi potrei azzeccare il numero che ho scelto in modo random, però voglio farlo, voglio che questo sia possibile, con un numero di tentativi limitato. Quindi, come fare? Crea una variabile globale che si chiama numero segreto. E anche una variabile globale che si chiama difficoltà. La difficoltà è semplice perché basta che prenda il valore della combo box, quindi difficoltà uguale a combo difficoltà getValue. GetValue mi restituisce un integer che però viene convertito direttamente in int, che è un tipo di base. A questo punto devo generare un numero segreto nel range 1 difficoltà. Quindi numero segreto uguale a mat.random. Il problema di mat.random è che mi genera invece un numero random tra double, ossia tra 0 e 1, 1 escluso, 0 incluso. Io però vorrei un numero tra 1 e 100, ad esempio. Quindi come faccio? Mat.random per difficoltà, faccio un cast a int e poi gli aggiungo ancora 1. Cosa significa tutto questo? Se ho scelto 10 e viene generato un numero random 0.999999, eccetera, per 10 vuol dire che diventerà 9,999. Facendo il cast a int, tolgo la parte dopo la virgola e rimane 9 più 1, 10. Se invece il numero random fosse 0, 0 per qualsiasi cosa rimane 0, più 1, 1. Quindi questo vuol dire che ho un numero random nell'intervallo 1 a difficoltà.
Potete usare questa formuletta ogni volta che dovete generare appunto un numero random su un certo range come intero. Poi, qual è il numero di tentativi? Quindi ho generato difficoltà, ho generato, quindi so qual è la difficoltà, ho generato il mio numero segreto, adesso vorrei anche sapere qual è il numero massimo di tentativi che ho a disposizione. Quindi, private int totale tentativi. E poi in un'altra variabile salvo il numero corrente di tentativo. Ossia quanti tentativi ho già provato, quindi numero tentativo. Abbiamo detto che noi sappiamo che in logaritmo in base 2 di difficoltà abbiamo una certezza matematica che è possibile trovare il numero che è stato estratto casualmente. Però supponiamo che la persona non sia molto brava in matematica e ha un certo range di errore. Quindi il numero tentativi sarà uguale al logaritmo in base 2. Purtroppo Java non ha il logaritmo in base 2, ma la libreria Math non ha il logaritmo in base 2, ma noi sfruttiamo la proprietà del cambio di base dei logaritmi, che di sicuro vi ricorderete, che dice math.log di difficoltà diviso math.log di 2.0 e come fare il logaritmo in base 2 di difficoltà. Di questo prendiamo l'intero come prima e tutto dovrebbe funzionare. Però siccome vogliamo dare un po' di un margine di errore, definiamo una variabile chiamiamo margine uguale a 10. Quindi scusate, era tot tentativi, non era numero tentativi. Quindi il numero totale dei tentativi è pari al logaritmo in base 2 della difficoltà più un margine. Questo è una semplificazione perché diciamo che il margine vorrei che cambiasse in base alla difficoltà, però teniamo il programma semplice. Siccome sono le 9:57, direi possiamo fare un quarto d'ora di pausa e poi riprendere dopo.